C'è anche chi si ribella alle misure restrittive. E allora in provincia di Brescia, a Rovato, c'è una barista che non vuole chiudere alle 18. Dice che non rispetto il decreto del Presidente del Consiglio. E lì per noi c'è Luca Forlani che ci racconta proprio questo. Il bar non chiude. Da te, Luca. Sì, Alberto, io sono proprio qui davanti al bar della Discordia e qui con me c'è Chiara Casantello, 28 anni, ha questo bar da un anno e mezzo, un bambino di 10 mesi, dice sto ancora pagando i debiti dall'apertura, dalla nuova attività e dalla chiusura del lockdown e io non posso chiudere alle 18, con queste restrizioni rischio veramente di chiudere la mia attività, è così? Buonasera, sì, è così, a 28 anni, avendo aperto l'attività da un anno e mezzo, non mi sembra giusto dover chiudere alle 18, ecco. Io ho bisogno di lavorare anche dopo il DPCM praticamente. E quindi oggi ha deciso di rendere pubblica questa protesta, vediamo un cartello ma oggi, quindi, che Luca, ha fisso oggi fuori dal suo locale. Rimarrà aperto oggi il bar anche dopo le 18, già da stasera? No, allora, io sono rimasta aperta sia lunedì che martedì. Ecco. Per stasera non rimarrò aperta perché andrò a una manifestazione a Ospitaletto, quindi giustamente essendo la proprietaria mi chiudo praticamente, però da domani io sarò comunque riaperta fino alle 8, che è il mio orario di tutti i giorni. Ecco, ma è consapevole che chiaramente potrebbero esserci delle multe se dovessero venire dei controlli? Sono consapevole io delle multe, come lo sono i clienti che decidono di loro spontanea volontà di fermarsi anche dopo. Facendo l'asporto loro sanno che in teoria dovrebbero berlo a casa, ma non sembra perché si fermano comunque sapendo quello che si rischia, certo. Però spero che tanti altri facciano la mia stessa cosa perché non è giusto lavorare la mattina e non la sera, non ha senso. Che le dicono i suoi concittadini, Luca? Qual è l'umore lì? Sono d'accordo al fatto che lei rimanga aperta fino alle 20 oppure il sentire comune è che bisogna rispettare le misure e quindi chiudere come fanno tutti alle 18? Allora, Chiara mi raccontava prima che c'è stata molta solidarietà, soprattutto da altri esercenti, ma ci sono state anche delle minacce, ha ricevuto delle chiamate anonime, mi diceva, con delle minacce molto pesanti, è vero, è così? Sì, sì, dove mi minacce, dove mi si augurava di morire, di infettarmi di Covid, non trovare posto in terapia intensiva, di tante cose, di trovarmi un lavoro serio, se proprio voglio lavorare, però ripeto, è questo il mio lavoro, cioè io voglio lavorare, non mi servono contributi dal governo, non mi serve niente, come non servono a me, non servono agli altri. Io almeno personalmente chiedo solo di poter lavorare, tutto qua, perché mi piace il mio lavoro e voglio portare avanti il mio locale in tutta serenità, con le distanze e le precauzioni che servono. Grazie Luca Forlani, grazie alla nostra ospite. Se dovesse arrivare una multa? Ecco, la multa la dovrà pagare. Okay. La dovrà pagare. La multa la appendiamo insieme all'INPS, tanto soldi non ce ne sono comunque. Vabbè, questa però qui poi entriamo in una disobbedienza civile, già il fatto che lei rimanga aperta in barba alle regole, insomma, comunque come sa le regole sono state diciamo sì, inserite. Però comunque se non si hanno perché, dei soldi. Ecco, no, perché chiaramente c'è un'epidemia che dobbiamo combattere. Comunque abbiamo raccontato questa storia, la ringrazio, le faccio un in bocca al lupo perché capisco anche che chi ha un esercizio come il suo ha delle difficoltà in questo momento, ma le regole vanno rispettate.